Ecco, guardate che questo è un prototipo di che formula è, professore? È una formula student o formula SAE, è conosciuta così a livello internazionale. Lui non è il pilota, è uno degli No. studenti che ha lavorato alla realizzazione di Esatto, questo. l'abbiamo messo lì soltanto L'abbiamo per la pulito perché scena, adesso sì. deve uscire da lì. Non è un Adesso pilota, perché un pilota quando deve impiegare per uscire il 5 tempo. secondi, cioè fa parte di una delle prove che dobbiamo superare, l'uscita pilota in 5 secondi dall'abitacolo, sganciando anche le cinture di sicurezza. Non siamo a Maranello, ma questo è un prodotto dell'Università della Calabria. Interamente dell'Università della Calabria. Ma queste cose non passano, non riescono a. È vero, direttore, è vero, perché le cose belle della Calabria spesso sono poco conosciute, però questa qui è una realtà ormai da 11 anni presente nella nostra università, che si è evoluta ovviamente nel tempo perché abbiamo iniziato tra mille difficoltà, ma oggi possiamo dire di aver realizzato una vettura, questa che abbiamo qui in studio è la vettura che ha gareggiato lo scorso anno in una competizione internazionale. Perché deve sapere che c'è un regolamento a cui tutte le università del mondo aderiscono, questo regolamento internazionale che prevede delle specifiche, delle caratteristiche particolari che devono avere queste vetture per poter gareggiare. Senta, professor Mazzupappa, tutto è stato interamente realizzato da questi ragazzi che vediamo qui? Questi che vede qua, esattamente. Tutto. Tutto. I ragazzi progettano la vettura, quindi inizia praticamente da un foglio di carta bianco. Quindi noi cominciamo a partire stabilendo quelle che devono essere le caratteristiche principali, sempre nel rispetto di questo regolamento, e definiamo tutte le scelte progettuali. Dopodiché si passa alla verifica di ogni singolo componente, viene disegnato, progettato mediante software sofisticati, ormai utilizziamo i più evoluti software di modellazione e di simulazione, mediante calcolatore. Realizziamo questa vettura prima in virtuale, quindi la verifichiamo che sia, diciamo, corretta dal punto di vista tecnico, delle simulazioni e così via, ci sono tante cose che vanno verificate, perché consideri che noi costruiamo la vettura e andiamo subito a fare la gara. Quindi non abbiamo tanto tempo per fare prove e verifiche, noi abbiamo la possibilità di, noi adesso stiamo costruendo la vettura 2017 che è in fase di realizzazione, abbiamo iniziato il progetto a settembre 2016. Siamo adesso ai primi di giugno, fine maggio, primi di giugno 2017, dovremmo avere la vettura pronta per metà giugno e abbiamo la nostra prossima gara a luglio 2017. Lei ha praticamente messo in piedi un vero e proprio team, Sì. come le più rinomate, no? Squadre di Formula 1, perché leggevo, chi si occupa degli acquisti, chi si occupa della meccanica, chi si occupa della motoristica, Sì, no? Della dinamica. il progetto è un pro. Questi ragazzi sono tutti studenti di ingegneria, Sono tutti studenti di ingegneria meccanica. meccanica e gestionale per lo più. Poi ci sono anche studenti che vengono da qualche altro corso di laurea, però il 95% degli studenti sono tra ingegneri meccanici e ingegneri gestionali. Questa esperienza qui è completamente un'esperienza fatta dagli studenti. L'unico modo per gestire un progetto complesso è quello di organizzarsi in maniera strutturata, in maniera forte. Quindi c'è qui accanto a me alcune delle persone che fanno parte del team che hanno dei ruoli ben precisi, nel senso che c'è un responsabile del team, ci sono dei responsabili delle varie aree, noi abbiamo il team diviso, magari poi questa cosa ve la raccontano meglio gli Sì, studenti, Francesco no? e Bruna, che sono uno il team leader e l'altro il marketing Responsabile responsabile. marketing, E poi esatto. abbiamo il finto pilota che invece si occupa degli acquisti. Esatto. Anzi, diciamo, altrimenti lo dovremmo poi Sollevare con portare. la gru. Sì, dovrebbe uscire dall'abitacolo perché capisco che è molto faticoso. Poi, non essendo un pilota, insomma, diventa E c'è anche difficile. un'età, C'è insomma. un'età ormai, ecco, tira fuori lo sterzo e lo recuperiamo qui, accanto a noi. Lui si occupa degli acquisti. Sì, esatto, lui una delle componenti fondamentali ovviamente del team è il fatto che noi dobbiamo molti componenti, dobbiamo acquistarli, molti componenti dobbiamo farli, dobbiamo comprare i materiali per poterli fare e quindi chiaramente la gestione acquisti e la gestione economica del team è fondamentale perché a realizzare una vettura del genere ha un costo, È chiaro, insomma, e qui ci pensa importante. Bruna a trovare gli sponsor, Bene, no? Trovare gli sponsor, esatto. lavorare per
per lavoriamo per questa piccola azienda che è l'unica del reparto corse. Ci comportiamo realmente come una vera e propria azienda. Ricerchiamo gli sponsor sia tecnici sia commerciali. Si tratta di andare nelle aziende a presentare il prodotto. Ci siamo anche preoccupati di creare documentazione per poter raccontare un po' la nostra storia, che ha delle radici anche più indietro. E non solo, bisogna anche sapere interagire, gestire degli eventi, sono quelli che un po' attirano l'attenzione su di noi in genere. Tu studi ingegneria gestionale? Ingegneria meccanica. Meccanica. Perché ti occupi di qualcosa che forse... Che fa più gestionale, sì. Anche tu hai partecipato, quindi... È il mio secondo anno nel reparto corse. In realtà faccio parte del gruppo telaio, mi occupo dello scheletro della vettura. Da quest'anno ho toccato con mano un po' anche l'ambito gestionale, più da vicino. Insomma. Mentre Francesco è il team leader, cioè il responsabile del gruppo, insomma. Diciamo quello che dà le impostazioni, che assorbe diciamo tutti i problemi. Tu di dove sei? Io sono provincia di Reggio Calabria, Rosarno. Rosarno, tu provincia di Vibo Valentia, Serra San Bruno. Qui rappresenta tutta la Calabria. Professore di Reggio Calabria. Io sono di Reggio Calabria. Poi pian piano vi faremo. Ma ci sono Cosentini. Massimo invece. Io sono della provincia di Catanzaro, Sellia Marina. Guarda la telecamera perché sennò diventa difficile. Allora, Francesco mi stava raccontando. Diciamo, sono quello che un po' dà le impostazioni di tutto il team, cerca di avere sempre chiara la pianificazione della vettura. Ed è quello sempre che è il piano B in tasca, perché spesso e volentieri le cose non vanno per come sono state pianificate e bisogna provvedere immediatamente ad un piano B. Tu studi ingegneria meccanica? Ingegneria meccanica, sì. E il tuo progetto di vita qual è? Quello di entrare in una di queste squadre corse? Sì, sicuramente. Tu lavori anche sulla, come dire, con ideare il motore? Io l'anno scorso sono stato il progettista del sistema di attuazione pneumatico del cambio. In pratica con comandi al volante, che è stata un'evoluzione che abbiamo avuto per la prima volta l'anno scorso, quando comunque ci sono state sempre difficoltà nella realizzazione, perché è una questione comunque delicata, bisogna mettere d'accordo tanti componenti del motore, del cambio. L'anno scorso ci siamo riusciti, è stata una mia piccola soddisfazione. Professore, lei sovrintende naturalmente, sì, no? Sì, io sono quello che in qualche modo mette questi ragazzi nelle condizioni di poter operare. Perché nel corso degli anni le difficoltà sono state tante e quindi riuscire a creare questo spazio per dare la possibilità a questi studenti di esprimersi non è così semplice come sembra, perché le difficoltà, soprattutto da noi, sono veramente tante. Le deve considerare che noi siamo partiti senza avere esperienza di progettazione automobilistica, perché è vero che siamo un dipartimento, il dipartimento da cui diciamo nasce Gemma tutta quanta questa esperienza, il dipartimento di ingegneria meccanica, oggi dipartimento di ingegneria meccanica, energetica e gestionale, però è un dipartimento dove un'esperienza specifica di progettazione meccanica non c'era. Quindi questo è un problema che noi siamo riusciti in qualche modo a superare con grande difficoltà, riuscendo a superare quelli che sono i limiti del territorio, che non ci dà un supporto perché non riusciamo a trovare le competenze vicino. Abbiamo difficoltà dal punto di vista economico a reperire ovviamente i fondi, perché come le dicevo... Ma quanto costa un... Glielo può chiedere al nostro gestionale. Massimo Guerra, che è il gestore, sì, diciamo, del sportivo. Sono responsabile della gestione sportiva e mi occupo in modo particolare degli acquisti della vettura. Si può dire che ogni componente che si vede sulla vettura passa per le mie mani. Tu hai un budget? Io ho un budget iniziale. Inizio progetto, esatto, c'è un budget. Sì, ho un budget su cui poi dobbiamo fare riferimento per poter realizzare la vettura. Siamo intorno ai 70.000 euro per la realizzazione della questo vettura. Questo prototipo costa 70.000 euro? Sì. Questo è il costo della vettura. Ma poi come fai ad acquistare? Vai su internet, trovi... Il problema che è gestire dei fondi pubblici, perché noi gestiamo dei fondi pubblici, non è così facile come gestire un fondo privato, dove nel momento in cui si ha l'esigenza di acquistare un componente
lo si acquista direttamente interfacciandosi col fornitore. Noi dobbiamo passare per una procedura che è il MEPA, bandi di gara, qualcosa del genere, che ci porta ad avere degli allungamenti e delle dilatazioni sui tempi di servizio. Lei pensi che nel momento in cui un'area tecnica richiede un singolo componente, da quel momento passerà circa un mese fin quando poi si avrà effettivamente il componente in sede. Questo per noi porta delle complessità e delle difficoltà nella pianificazione delle attività, legate un po' proprio alla gestione del fondo pubblico che noi abbiamo a disposizione. Abbiamo qualche difficoltà che cerchiamo di agire anticipando quelle che sono le scelte e gli obiettivi poi per la realizzazione della vettura. Questa difficoltà pensi si va a sommare alla difficoltà che già di per sé ha un progetto di un'auto da corsa. A questo deve sommare anche il fatto che noi ci muoviamo in una realtà dove dobbiamo comunque dare conto di come spendiamo i nostri soldi, dobbiamo appunto, come diceva Massimo, sottostare a queste gare, e questo significa un'organizzazione ancora più complessa e più particolareggiata per riuscire a gestire in un anno il progetto e la realizzazione di questa vettura. Meno di un anno spesso. Anche spesso meno di un anno. E questa vettura, voglio far presente a chi ci ascolta, che non è che deve soltanto camminare, deve correre. Sì, perché c'è una vera e propria competizione. C'è una vera e propria gara, cioè questa macchina deve essere in grado di avere una prestazione su strada in grado di competere con università tedesche, perché la competizione è internazionale, tedesche, americane, francesi, inglesi. In graduatoria come posizionata? E noi abbiamo scalato questa graduatoria internazionale, questa graduatoria mondiale, su quasi 570 università al mondo che partecipano a questa competizione, noi siamo 80esimi. E siamo i terzi, diciamo, la terza università italiana. Abbiamo al 77esimo posto l'Università di Padova e al 30esimo posto mi sembra che ci sia Firenze, qualcosa del genere. Dopodiché tutte le altre università, quindi Politecnici, l'Università di Modena, dove voglio dire il tessuto imprenditoriale che c'è intorno all'università è ben diverso da quello che c'è qui in Calabria. Poi Modena, ce l'abbiamo tutti a tradizione. Diciamo che noi possiamo con orgoglio dire che ce l'abbiamo tutte dietro questa università. Beh, 80esimo posto è un bel risultato. Insomma. A livello mondiale, nei ranking mondiali quando si parla di università e si dice l'Università della Calabria è tra le prime 100 al mondo, beh, noi possiamo dire che in questo settore l'Università della Calabria è tra le prime 80 al mondo, insomma, che è una cosa, un grande risultato. Il team da quante persone è composto? Quest'anno siamo una sessantina di persone. Ma le sceglie una per una lei i ragazzi che chiedono di far parte dello? Sì, noi facciamo una call all'inizio anno, una chiamata, i ragazzi rispondono e aderiscono a questo. Ma non necessariamente studenti di ingegneria. No, assolutamente. Uno dei piloti dell'anno scorso e probabilmente anche di quest'anno è iscritto a giurisprudenza. Quindi ci sono dei ragazzi che vengono da comunicazione, c'è qualche elettronico, se non sbaglio, dell'ingegneria elettronica. Però le ripeto, sulle 60 persone, 5 o 6 non sono all'interno di ingegneria meccanica e gestionale. Però questo non vuol dire che... La loro passione li porta ad incrociare il vostro progetto. Insomma. Beh sì, qui chi si iscrive a ingegneria meccanica si iscrive perché gli piacciono le macchine, c'è poco da fare. Quindi alla fine trovare questa esperienza che dà la possibilità di mettere a frutto le conoscenze, perché questa esperienza nasce in America negli anni 70 e nasce proprio con l'idea di dare la possibilità agli studenti di mettere in pratica le conoscenze teoriche. Questa esperienza in Italia è abbastanza rivoluzionaria perché è l'unica esperienza che dà la possibilità agli studenti di imparare delle cose e poi metterle in pratica. Cioè gli studenti non studiano più per superare l'esame, studiano perché devono costruire qualcosa che deve funzionare e che poi deve gareggiare e competere con le altre università. E questo l'esame è già quello, insomma. È chiaro che l'esame è già quello. È chiaro. Però il problema qual è? Il problema è che questi ragazzi gli esami comunque li devono fare lo stesso. Per cui loro, dopo aver messo in pratica quello che leggono e seguono durante i corsi, mi pare sia quasi una formalità. Guardi, proprio non è proprio così. No, è così, anzi. Non è proprio, dice. Direi così. La storia del passaggio. Perché Bruna dice, insomma. C'è da studiare, insomma, oltre che. Ci vuole impegno, come in qualsiasi cosa. La storia del passaggio tra sapere il principio fisico e comprare il componente, ci sono tanti step che sul libro non c'è scritto, quindi bisogna applicare il principio fisico.
progettare quello che serve e reperire. Ma ve la prendete con Massimo se sbaglia, insomma, sì, che problema c'è? Sbaglia lui. Quindi tutti addosso a Massimo, che è sbagliato il componente. E poi naturalmente immagino come si viva questa fase prima del progetto, perché presumo riuniate tutti insieme e per stabilire anche la, come, la forma da dare alla macchina, la idrodinamicità, esatto, dove esatto. posizionarla, come avere l'abitacolo di un certo tipo per risparmiare. Quindi in questa vettura ogni elemento è stato progettato, cioè non ci sono elementi messi a caso, ogni elemento ha una funzione ben precisa e nel corso degli anni ci siamo evoluti, nel senso che siamo sempre di più riusciti a dare senso, significato e ottimizzare quello che è il processo. Quindi noi abbiamo una macchina che negli anni, per esempio, è migliorata in termini di prestazioni, si è ridotto il peso della vettura, che sono quelle caratteristiche, diciamo, fondamentali che richiede una vettura per poter gareggiare. Siamo partiti da una macchina, la prima macchina che abbiamo costruito nel 2008, che pesava 260 kg, per arrivare a questa macchina con più cavalli e un pacchetto aerodinamico importante con queste ali che vedete, che pesa 30 kg in meno. Questo passaggio è un passaggio, diciamo, che certifica una crescita, studio, è chiaro, è uno studio ed una crescita dal punto di vista della... Poi magari la prossima peserà ancora di meno. La prossima, quella che noi abbiamo in cantiere, dovrebbe essere ancora più leggera e con più cavalli. Che autonomia ha questa... L'autonomia non è... Francesco, la prova di... cioè la misura dell'autonomia della vettura viene misurata attraverso sempre la competizione, che è la prova di durata, all'incirca sono 5 km al litro, questo perché comunque il motore ha una calibrazione altamente performante. E riallacciandomi al discorso di prima per quanto riguarda il peso, siamo riusciti ad ottenere anche questo abbassamento di peso perché noi ci confrontiamo pure con delle tecnologie a contorni all'avanguardia, tipo la stampa 3D, abbiamo degli elementi stampati in 3D e che ci hanno permesso di ridurre appunto il peso, quindi ci porta oltre i nostri studi di base, che sono le classiche lavorazioni meccaniche. Adesso insomma, sì. Incrociate l'evoluzione. Ci incrociamo, sì, è necessario. Quanti chilometri orari è capace di fare? Una vettura del genere riesce a fare 200-220 km orari. 220 km. Sì, se pensiamo che pesa 200 kg a 100 cavalli all'incirca, un rapporto di potenza è peso. Una freccia, sì. Infatti siamo i primi in Italia nel test di accelerazione. Abbiamo fatto da 0 a 100 in 4,01. Ha un'accelerazione che lascia la testa inchiodata al sedile. Massimo, allora non puoi guidare. No, mi occupo degli acquisti. Nella manifestazione dello scorso anno, questa vettura che è qui in studio è arrivata quarta su 40 università presenti, provenivano da tutto quanto il mondo. Anche il pilota bravo allora. Abbiamo avuto dei piloti che erano veramente bravi l'anno scorso, sì. E speriamo anche quest'anno, perché dovremmo confermare alcuni piloti dello scorso anno. Ma fanno anche loro un percorso di studi anche per sì. legato alla guida, perché sennò sì, insomma, sì, solo se si metti lì. Anche ergonomia, un bel po' di studi. Devono essere seguire il progetto. Cioè, nelle prove di assetto li vogliamo lì vicini, perché vogliamo che acquisiscono quella sensibilità, cioè l'integrazione uomo-vettura, ecco. Quindi ci studiano sopra, sia parte teorica che comunque parte di test in pista sono sempre lì. Sì. Ma un team quasi da Formula 1, insomma. No, è in piccolo riproduce esattamente un team di Formula 1. Devo dire che appunto crescendo negli anni siamo riusciti a strutturarci in maniera abbastanza importante, però è l'unico modo per gestire una cosa così complessa, è l'unico modo, altrimenti si... Con compiti e funzioni specifiche, esatto. Precise. E con responsabilità precise. Chi fa che cosa? Esatto. Si insegna che l'organizzazione è una cosa fondamentale. Noi abbiamo dei tempi di consegna del lavoro che bisogna fare, uno scheduling ben preciso, cioè quindi il team, ogni membro del team sa che se manca nella sua responsabilità crea un danno a tutti quanti. E tutto questo avviene all'Università della Calabria. Tutto questo avviene all'Università della Calabria, spesso all'insaputa di molti, però avviene all'Università della Calabria, sì. E noi dobbiamo, secondo me, essere orgogliosi di questa progettata, di questa assemblata, cioè pensata, progettata, assemblata e poi portata in pista, tutto da studenti ad Arcavaca. Questa è una vettura made in Calabria a tutti gli effetti. Beh, faccio i complimenti. Naturalmente, diceva il professore Muzzo Papa prima che è rappresentato tutta la Calabria, che questi sì. ragazzi sono... sì. Da dove vieni tu? Diciamo l'inquadratura, partiamo dalla... Da Cosenza.
è una cosentina lei. Il nome mi sembra. Federica di Cosenza, lo so, lo dico io, non vi preoccupate. Allora, tu ti chiami invece Cristina di Cosenza, tu sei? Sono Caterina e vengo da San Giovanni. Caterina San Giovanni in Fiore. Pietro, vengo da Lamezia. Pietro viene da Lamezia, poi andiamo qui. Il pilota, no, non fare tu il pilota, ma vuoi fare, no, il pilota no, no. Giuseppe, da dove vieni tu? Molocchio, provincia di Reggio Calabria. Provincia di Reggio Calabria. Salvatore, da Melilli, provincia di Siracusa. Provincia di Siracusa, che ci fai? Un'extra comunitaria ce l'ho da fare. Io Luigi da Cosenza. Luigi da Cosenza, quindi come vedete la Calabria è tutta rappresentata. Tutta rappresentata. E c'è un bel affiatamento tra di loro, si aiutano l'un l'altro, insomma è una Calabria diversa, una Calabria che quella che vorremmo vedere quotidianamente, quella a cui ambiamo tutti quanti in modo, no? Sì, questa è la Calabria che vogliamo vedere, perché tra l'altro questa è un'esperienza che lascia in questi ragazzi un oltre a quella che è la competenza che loro riescono a maturare, perché è una competenza sicuramente che dà un di più rispetto al percorso, diciamo, tradizionale. Però lascia anche un'esperienza dal punto di vista umano, perché loro vivono mediamente 1 o 2 anni a stretto gomito l'uno con l'altro, con tutto quello che è l'aspetto positivo e negativo, cioè con il fatto di condividere una fatica, non, una fatica importante, perché considerate che loro fanno il giorno e la notte per realizzare questa macchina. Questi giorni che sono il periodo conclusivo prima della gara, i ragazzi a qualsiasi ora li trova in sede a lavorare, e loro in questo senso realizzano un affiatamento e un'identità di gruppo davvero importante. Per loro questo è un ricordo, cioè è un modo di vivere il loro periodo universitario assolutamente indimenticabile. Diverso. Assolutamente diverso. Ci siamo occupati pure di fare attività di team building quest'anno, quindi curare quell'aspetto tra virgolette umano e creazione del gruppo, facendo delle attività fuori sede e cercare di stringerlo sempre di più. Ma quando torni a Rosarno, lo racconti ai tuoi coetanei, che sì, ti dicono? Non ci credono, non ci credono, perché pensano chissà in quale posto del mondo avvengono queste cose, invece avvengono in Calabria. Anche a te è vero, è un qualcosa che succede anche dalle mie parti. Com'è possibile realizzare una vettura all'Università della Calabria? Cioè questo è altro, ben venga. Andiamo alla pubblicità, poi parliamo anche delle invidiucce, perché poi ci sono, no? A tra poco. Torniamo in diretta. E avevo promesso questa battuta sulla... No, perché poi scattano queste cose, no? Pizzico di gelosia, dico, no, non funziona così. Forse questa fase l'abbiamo un po' superata, forse. Diciamo nel che... Nel senso che si è andato troppo avanti. Sì, esatto. Quindi nessuno può mettere più bastone alle ruote. No, no, diciamo che ci sono stati sicuramente i primi anni che è stato molto più complicato. Perché soprattutto i primi anni, quando i risultati hanno fatto fatica in qualche modo ad arrivare, ma quando un'esperienza nasce necessariamente sarebbe stato anche utopico pensare che uno così all'improvviso ha anche i risultati, e che ci siano state un po' di resistenze più che invidie, diciamo. No, ma, io ho usato un termine forte, ma volevo... Diciamo, resistenze ce ne sono state tante. Oggi che i risultati ci sono, non dico che tutti salgono sul carro del vincitore, perché non è... quasi. Però diciamo che... Adesso quando c'è qualche manifestazione, quando c'è qualcosa, in qualche modo ci chiamano, vogliono che ci siamo, che siamo presenti, perché insomma la nostra bella figura la riusciamo a fare, insomma, quindi comunque siamo diventati e stiamo sempre di più facendo avere consapevolezza anche agli altri che questo è un fiore all'occhiello della nostra università. Sicuramente un fiore all'occhiello, così come un fiore all'occhiello sono tutti questi ragazzi, sì, che sì, hanno una passione, che vogliono lavorare e contribuire a cambiare questa terra, lo fanno coi fatti, non con le parole. Esatto. Perché questi esatto, sono fatti, non sono parole. Esatto. Questo è un fatto che certifica la competenza che hanno raggiunto questi ragazzi, è un fatto che questi ragazzi sono stati in grado di realizzare questa vettura,
una vettura che è in grado di competere con le migliori università italiane e con le migliori università del mondo. Non siamo secondi a nessuno. Non siamo assolutamente secondi a nessuno, anzi se lei considera anche che noi siamo partiti probabilmente da molto più indietro, in realtà cioè, forse possiamo anche dire che siamo un po' più avanti. Bruna, dopo 2 anni il team lo devi lasciare. Purtroppo sì, purtroppo sì, a malincuore. E che progetti hai per il dopo? Mi piacerebbe seguire questa strada, rimanendo in Calabria, completare l'università, la magistrale, seguire questa strada. Quindi rimanendo in Calabria. Mi auguro ci siano le possibilità per farlo, perché questa terra potrebbe dare tanto a noi. Francesco? Rimanere sicuramente nella mia terra, se la mia terra mi vorrà. Di sicuro io una mano la tenderò, poi vedremo, quello che sarà, sarà. Massimo? Non ci sarebbe cosa più bella che acquisire, fare dei sacrifici per acquisire un bagaglio di competenze e metterle al servizio del territorio regionale, della tua terra. Mettiamo un punto interrogativo, non si sa, speriamo bene. Voi tutti allo stesso parere? Rimanere in Calabria? Difficile. No, tu in Sicilia. A meno che non vuoi trasferirti qui, insomma, a Cosenza, in Calabria. E certo, il futuro però va costruito, nel senso chi governa dovrebbe come minimo avere idea di come costruire un futuro per voi. Perché, come mi diceva il professore prima, quando c'è la pubblicità, se no ci sono queste grandi aziende del nord che vengono, e vi portano via. Ormai le grandi aziende, diciamo, che riconoscono la validità di questo progetto a livello internazionale, selezionano, spesso richiedono nel curriculum la presenza di un'esperienza fatta all'interno di un team di Formula Student, Formula SAE. Per cui per loro è vero che questo è un investimento che comporta veramente tanta fatica, magari anche un ritardo nella laurea, però è anche vero che poi vengono a cercarli perché magari quell'anno in più che hanno impiegato per laurearsi se lo ritrovano come esperienza per il loro, come esperienza. Io credo importante. Non sia fondamentale il fatto di chiudere il ciclo di studi entro in questo caso per loro diventa per molto più importante. Hai bisogno di esperienze, tu toccare metti l'esperienza, tocchi con mano, no? Sì, è vero. Non stare sempre soltanto sui libri, ma realmente toccare quello che studiamo alla fine. La cosa importante che mi piace precisare, che ho detto anche oggi al colloquio, abbiamo fatto un colloquio, è venuta oggi un'azienda, ci ho voluto incontrare direttamente i ragazzi del reparto corse che fanno, partecipano a questo tipo di attività, e ci hanno fatto dei colloqui apposta per noi. Durante il colloquio mi hanno fatto una domanda del genere, sì, ma tu che livello di preparazione hai? Io ho risposto in questi termini, dicendo io non ho un livello di preparazione completa a 360 gradi, ma di sicuro so... Teorica. Ma di sicuro so, e l'ho applicato nella ricerca delle persone che hanno voluto far parte a settembre di questo progetto, andare a vedere chi è che ha la capacità, perché si acquisisce con questo genere di attività, di andare a ricercare le cose e farle sue. Cioè è impossibile pretendere di conoscere tutto, ma è una cosa più saggia sapere di andare a cercare un qualcosa e farla propria. Questo genere di attività insegna proprio questo. Non c'è sul libro scritto come si progetta una vettura da Formula SAE, ma bisogna andare a trovare tutto quello che serve, quindi è questo il valore aggiunto anche che dà. E che ti hanno detto? Sono rimasti molto impressionati dalla risposta. Anche a te hanno... Hanno fatto le stesse domande, sì. Cosa pensi ti possa dare il reparto corse? Alla fine penso la mia risposta è stata tutto, perché realmente ci sta, ogni giorno ci dà qualcosa, stare insieme, toccare con mano una macchina, fare una macchina, possono dire una ragazza fa una macchina, sì, fa una macchina. Ma questa passione per i motori è nata strada facendo, da piccolina ho sempre buttato gli occhi sulla Formula 1, sì. Stavo lì a guardarla, sì. Ma anche le altre ragazze. Per voi è la stessa cosa, no? Sono tutte appassionate di motori.
di motori. Anche a voi il colloquio stamattina, anche voi avete dato le vostre risposte. Chi si aspetta una, come dire, un esito positivo da questo colloquio? Ci perdono loro sicuro. Chi di voi magari è contento se dovesse arrivare una risposta positiva al colloquio? Una bella soddisfazione comunque. Cioè è giustificato tutto il sacrificio. Disposti già ad andare via, no? Dipende. Se nessuno purtroppo ci trattiene, è brutto da dire, ma sì. Nessuno vi trattiene? Nessuno viene a dire che cosa state facendo? Nessuno che si occupa di amministrare questa regione? Nessuno che si occupa? Nessuno è mai venuto? No. No. Da questo punto di vista... Il nostro... Nessuno è venuto a sbirciare nel vostro laboratorio, nella vostra officina, a dire ma che state, chissà, no? No, gli unici nostri sponsor, l'unico nostro sponsor è l'università, insomma, che nel corso degli anni ci ha sostenuto, sempre finanziato. Ma l'apparato politico no, non è transitato dalle vostre parti? No, poco, qualcosa, ma... O diciamo nulla? No, qualcosa c'è stato, ma un po' indirettamente, però voglio dire... Giusto la foto ci, di ci saremmo, no? Ci saremmo... Cioè, il desiderio che anche la politica ci avesse in qualche modo notato, ma non per la politica in sé. No. Ma perché... Il giusto riconoscimento. Ma perché, no, voglio dire, perché la politica deve riconoscere quello che le cose belle che facciamo in Calabria, insomma, se non fa questo, voglio dire. Massimo, nessuno, eh? Purtroppo no. Non vi nota nessuno. All'incuore, ma... Nessuno ci nota. Ci stiamo impegnando in questo, stiamo cercando di curare la comunicazione, come diceva Bruna prima, per dare ancora di più visibilità al nostro progetto, però al momento non perveniamo. Vi apprezzano oltre i confini regionali. Ah sì, assolutamente. È l'azienda di cui parlavano i ragazzi è un'azienda che ha sede in Svizzera, è nata in Svizzera, che ha diverse sedi in Italia, sono venuti da Torino per parlare con loro. Però perché poi ci indigniamo quando ci diciamo la fuga dei cervelli, tutti sì. Se ne ci indigniamo così, ma tanto è un po' da slogan. Sì, un po' da bar. Però poi nessuno sa effettivamente, viene a vedere, a verificare quello che avviene nelle nostre università, i nostri ragazzi, le capacità che hanno, la voglia di mettersi in mostra, di sperimentare ciò che hanno assimilato nel corso del periodo. Guardi, io posso dire con abbastanza consapevolezza, nei 10 anni che ho passato con questi ragazzi, ne ho visti passare tanti, io posso dire con abbastanza certezza di aver visto delle persone eccezionali andare via e fare la fortuna di tantissime altre aziende. Ferrari, Lamborghini, Dallara, Fiat, in campo automobilistico e in altri settori della progettazione meccanica, dell'industria meccanica italiana. Dopo aver vissuto l'esperienza con lei sono andati via? Direi tutti. Tutti? Direi tutti quelli che sono passati, sono tutti quanti emigrati e abbiamo perso, la Calabria ha perso ragazzi validissimi, preparatissimi, che avevano già... che io ho visto non soltanto dal punto di vista della preparazione tecnica, ma anche delle capacità umane di saper stare insieme, di saper vivere insieme. E li abbiamo persi perché la Calabria non è stata mai in grado di offrire qualcosa. E in questo momento il futuro per loro è questo. Tutti i ragazzi hanno sempre avuto la speranza di potersi fermare in Calabria, ma loro stessi sanno che questa speranza è tale, poi insomma... È ridotta al lumicino, insomma. Francesco, là ti devi rassegnare, insomma. No, non mi rassegno così facilmente, assolutissimo. Ci proviamo. Combatti, magari sì. Fai un team a Rosarno, ti preparo. Può essere, sì. Può essere. Sì. Può magari essere. Con un'altra filosofia, qualcosa un po' più di ecologico, magari non si sa mai, però sì. Provare ci proviamo. Poi sarà gli eventi a decidere quello che sarà. Cosa ti lascia questa esperienza? Una domanda... Infatti è una domanda. Mi lascia una cosa molto importante, perché l'insegnamento secondo me è che si deve leggere fra le righe, che dove c'è un adulto che crede in un ragazzo, lì sta avvenendo un miracolo. Addirittura? Sì, mille volte sì.
Quindi oggi domani la cosa che mi lascia è dare l'opportunità a dei ragazzi che come me oggi hanno avuto l'opportunità di misurarsi con se stessi e con gli altri. Quello è il prodotto, quello che rimane è questo. E mi hai detto una cosa pesantuccia, eh? Nel senso che fino a ieri, no? La sento, così. Anche per te è così, Bruno? Che ti lascia questo? A me lascia l'affetto, dico questo. Oltre, al di là del fatto di realizzare una vettura, quello che ci resta è tutto ciò che abbiamo creato insieme. Passiamo le notti in quella sede, quindi proprio veri amici, devo essere sincera. Hai mai provato a guidarla? No. Non ci pensi proprio? Ho un tantino di paura. Ce n'è solo una di queste, lasciamo. Non vorrei distruggerla prima della gara. Tu nemmeno hai provato. Sì, l'ho provata. Direttore, allora, cammina questa macchina. No, io non la provo, non la provo. La macchina cammina. Massimo non la può provare. Non può fare la proverò. Prima. No, non puoi fare il pilota. No, no. Andiamo. Troppo alto per fare il pilota di Formula 1, ci sono delle caratteristiche particolari. Abbiamo i piloti di stazza. È vero anche quello. Sì, è vero anche quello. Di sicuro chi guida non può curare gli acquisti, altrimenti no, c'è no. qualcosa che non va. Altrimenti non va avanti. Senti, te invece cosa lascia questa esperienza? È una bella esperienza. Guarda la telecamera così ti possono guardare da casa. È una bella esperienza, un'esperienza unica. A me lascia il lavoro di gruppo con l'obiettivo di realizzare una vettura tutti insieme, un'esperienza unica, che l'università non credevo potesse darmi una possibilità del genere. È una bella esperienza. Perché un passaggio importante è quello di far lavorare poi il gruppo, di far prevalere l'idea collettiva e magari smussare anche gli angoli caratteriali del tentativo di prevaricare sugli altri. Io la mia idea è migliore della tua, insomma, sì, sono sì, le cose che nella fase di limatura, diciamo, del gruppo. E il gruppo. Ogni volta che il gruppo è un gruppo nuovo devi cercare di capire come orientare. Tra le tante caratteristiche di questa esperienza c'è quella che uno non riesce a costruire un'esperienza che dura nel tempo. In che senso? Questi ragazzi si devono laureare. Quindi è naturale, è insito proprio nella natura di questo progetto, che ci sia un turnover tra gli studenti molto elevato. Quindi praticamente il team deve essere in grado di trasferire la conoscenza tra chi è senior, cioè chi c'è già stato e chi ha acquisito un'esperienza, e chi invece è nuovo nel team. Quindi c'è questo problema di trasferimento di conoscenza e c'è un problema di compatibilità di caratteri che ogni volta va sempre ricercato è ricreata questa atmosfera per cercare di far stare insieme i ragazzi. Però anche questa è un'esperienza che si tramanda. Assolutamente sì. Cioè nel senso che il clima che i ragazzi giovani stanno respirando adesso all'interno del team... Poi... aiutano gli altri ad inserirsi. Esatto, no? Diventa poi quello stesso clima che in qualche modo diventa ispirazione per il team dell'anno successivo. E questo è, diciamo, il compito che in qualche modo è delegato a me, quello di riuscire a cercare di mantenere questo trasferimento sia di conoscenza che di, no, che di uso all'interno del team. Francesco, allora il team leader è solo momentaneo, eh? Sì, è solo momentaneo, ma in quel momento... È super stimolato da tante cose, deve gestire tante cose, il lato anche caratteriale, aiutare il professore comunque ad indicare chi potrà essere all'altezza il prossimo anno di gestire altrettanto. Bruna, cosa rappresenta per voi il professore? Io direi... Diretta perché ti boccia, diretta, no? Così. Io direi un papà per tutti. Beh, questa è una bella cosa, vuol dire che ha creato un rapporto straordinario con gli studenti. Sono convinto che il meglio dalle persone si possa tirare soltanto se uno dà anche un po' il meglio di sé, in qualche modo. E poi cercando di mettere le persone il più a loro agio possibile. Non creare un team dove il terrore la fa da padrona è un controsenso. No, non si trasferisce mai non nulla. Non si trasferisce nulla. Ma per mettere insieme questi pezzi avete... come dire, vi siete, avete avuto come, no, a parte questo, ha avuto come punto di riferimento qualche prototipo già esistente che usa determinate
scelte che adotta determinate soluzioni per dare, che so io, più gas, più input, beh, sì, più forza. Ci sono più... gli strumenti di simulazione che per ogni settore vengono utilizzati e ci permettono di capire quali sono il circondario di parametri dell'ottimo. Poi viene fatto anche dei test sperimentali, come la calibrazione del motore a banco. Viene trovato il punto di ottimo, quindi proprio testando effettivamente la parte. La base di tutto è avere un CAD, quindi un modello virtuale, quanto più preciso possibile, e cercare di capire come ottimizzarlo da lì. Ma quando preparate il prototipo, prima, come dire, dovete il computer, elaborato al computer, sì, quindi sì, già... Sì, sì. Sì, 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 abbiamo lì il modello. Lì è già finito il progetto, poi bisogna solo, diciamo così, virtualmente sì. Già finito. Allora, insomma. Più siamo bravi nella fase di progettazione, più saremo in grado di avere un prototipo virtuale, al computer, fedele poi alla realtà. Quanto interviene lei nel progetto? Poco, è tutto fatto dai ragazzi questo progetto. Io ci sono quando ci sono momenti un po' più particolari, ma le scelte, la costruzione di questa vettura, il progetto di questa vettura è interamente loro. Bruno, e questo è importante che dirlo, cioè è fatto da loro, è tutto fatto da loro. Bruno, momento. Cosa hai provato quando è finita, quando avete finito, l'avete messa in pista? È un'emozione tremenda, sentirla, proprio sentirla, è come il cuore di un bimbo che batte appena nato, è bellissimo. E adesso... stiamo realizzando la vettura nuova e penso che vedere quella sarà ancora più emozionante. Questo è l'ultimo passaggio tuo, poi devi lasciare purtroppo il team. Sì. Anche il tuo? Tutti quanti lasciano? No, non tutti. Pure tu Massimo lasci? Io penso di sì. Voi invece no ancora. Allora, quindi poi loro saranno, l'anno prossimo, team leader, esatto. Ci ristruttureremo l'anno prossimo nuovamente, ma loro verranno a sbirciare, però sicuro di sicuro, sicuro, sicuramente sì. Ma lasciano tutti un pezzo di cuore, si ritroverà sempre lì, lasciano tutti un pezzo di cuore nel team, poi diranno sì, ma forse noi abbiamo fatto diversamente quella... cercheremo di consigliarli anziché diventa una persona so così. Faranno i fratelli maggiori. E questa nuova vettura è più potente rispetto a questa? Abbiamo stravolto completamente il progetto, perché abbiamo dato una boccata d'aria fresca un po' a tutto e siamo partiti nuovo da zero. Abbiamo ingaggiato anche un designer per avere delle linee che non sono linee che concepiamo noi da un po' di anni. Quindi sempre Cosentino. Sempre Cosentino, il designer. Quindi abbiamo stravolto tutto. Cioè, non c'è nulla di quello che solo l'esperienza ci porta. Quindi il disegno è già pronto, diciamo. Sì. No, quasi pronta lei, la vettura anche. Quasi pronta, sì, la vettura. Sì, sì. Ce la fate vedere allora quando è pronta la quando vettura? Quando faremo la presentazione? Sì. Ci mancherebbe. Sì. Vi aspetto qui, mi portate la vettura. Con molto piacere. E quello a quel punto potremmo descrivere la nuova vettura con tutta quella che è la speranza che noi riversiamo nella nuova vettura. Quest'anno la sfida sarà ancora più importante perché abbiamo una vettura, come diceva Francesco, completamente nuova, fatta in un anno da un team per lo più nuovo e gareggeremo di nuovo contro tante università. Io non sono un esperto, ma che sarà? Questa è una Formula 3, che cosa può essere? Una Formula... Un livello un po' più basso della Formula 3, se vogliamo inserirla su una scala, diciamo, di misura di questo tipo. E dove si svolgono queste... gare con... Si svolgono in tutte le parti del mondo. Noi partecipiamo... per problemi economici soltanto alla competizione che si fa in Italia, si fa a Varano de Melegari che è in provincia di Parma, però in realtà questa stessa manifestazione si svolge in Germania, in Spagna, in Inghilterra. È un circuito di velocità come... Sì, sì, è un circuito che viene però preparato ad hoc per questo tipo di manifestazione, perché i piloti che gareggiano sono tutti quanti studenti, devono essere piloti non professionisti, e quindi per motivi di sicurezza la gara è una gara particolare dove si corre, diciamo, soprattutto con dei birilli per, diciamo, esaltare le caratteristiche dinamiche della vettura più che le prestazioni velocistiche, e quindi sono tutte gare dinamiche che vengono, diciamo, fatte con grande sicurezza proprio per evitare incidenti. Okay, a mia
per quanto io ne sappia non sono mai successi incidenti in queste gare di Formula Student. E questa stessa competizione si svolge, come dicevo, in tantissime parti del mondo e spesso le università viaggiano, partecipano a più eventi nell'anno, solo che ogni volta che partecipiamo ad un evento bisogna spendere soldi e quindi sì, questo sì, è per noi un handicap. Eh sì. Allora, noi siamo in chiusura. Io vi ringrazio perché mi avete fatto incrociare, intercettare una realtà straordinaria. Sono contento di avervi ospitato in studio, sono contento per quello che avete detto, per la vostra grinta, per la vostra determinazione, la vostra voglia di fare, per come avete realizzato questo prodotto e per quello che potete dare a questa regione. Solo se la regione in qualche modo si sveglia e capisce e che non può perdere tutti i suoi figli migliori, quelli che vanno via e poi dice ma qui non resta più nessuno. È chiaro, se non ci sono le condizioni, giusto? Giusto. Lui a Rosarno non ci torna se non ci sono le condizioni. Ci saranno, lo spero, ci saranno. Professore, complimenti per il suo team, il suo staff, lo chiamiamolo staff, sì, perché ormai sono studenti ma fanno parte di questo progetto, quindi sono un team che è l'unico al reparto corsa. Mi raccomando con gli acquisti, Massimo, che non ci sono soldi. Bene. Non ci sono molti soldini. E poi Bruna dovrà faticare per sponsor. A trovare sponsor. Poi deve sistemare, ci vogliono altri due o tre alettoni per sistemare tutti gli sponsor. Non ho spazio. Magari. Abbiamo detto che questo un prodotto del genere costa intorno ai 70.000 euro. Sì. 70.000 euro che a parte arriva dall'università, altra arriva dagli sponsor, no? No. No, no, tutto sì. Dagli sponsor, gli sponsor arrivano. Bruna, che fai? Gli sponsor cosa dai? Non c'è molta. Quando vai a chiedere, sì, poi vediamo, passa domani. Sì. Qualcuno ci sostiene di più il progetto. E qualcuno di meno. Grazie ragazzi, in bocca al lupo professore, complimenti. Grazie. E la Calabria che mi piace. Ci vediamo domani, arrivederci.